Sembrerà strano, ma il campionato del Foggia Calcio è passato ancora una volta per quei fatidici 11 metri del dischetto del calcio di rigore. Anche a Cosenza il Foggia ha mancato il pareggio proprio nel momento più importante della gara, con Iemmello che si è fatto parare il penalty, cosa che invece non aveva fatto precedentemente il Cosenza. Il Foggia perde in Calabria e perde le ultime speranze di poter agganciare la vetta della classifica del campionato. Adesso bisognerà sicuramente pensare ai play-off e pensare soprattutto a classificarsi al secondo posto, che è la piazza più importante, in questo momento diventa anche l'obiettivo principale dei rossoneri di mister De Zerbi, a cominciare proprio da domani pomeriggio, quando allo Zaccheria scenderà il Martina, una squadra ormai già destinata ai play-out. Una squadra che va battuta e naturalmente poi con l'orecchio tutti a Benevento per sapere com'è andata tra Benevento e Lecce, con la speranza che naturalmente a questo punto il Benevento faccia il suo dovere, quello o di vincere o quantomeno di pareggiare per approdare in Serie B e magari lasciare il Lecce proprio alle spalle del Foggia a 90 minuti dalla fine della stagione regolare. 33esima puntata di Kickoff questa sera. Come al solito, come tutti i venerdì da Telefoggia, tratteremo la situazione Foggia Calcio, il momento che si vive in casa Foggia. Ci divertiremo anche a vedere cosa potrà accadere nella lotteria dei play-off e soprattutto andremo a conoscere, come al solito, l'avversario di turno anche questa sera, il Martina di mister Daniele Franceschini, che è un ex che torna allo Zaccheria come allenatore. Di questo e quant'altro andremo a parlarne e a trattarne con i graditi ospiti, che questa sera, ve lo dico subito, stravolta completamente la squadra di Kickoff. Alla mia sinistra vado a salutare Michele Pietrocola, che trovo buonasera, con piacere, presidente della SD Foggia Calcio Tavolo, che porta il nome della squadra rossonera che è già approdata in Serie B, quindi di buon auspicio, anche per i colori rossoneri. Ritrovo con piacere Piero Colangelo, con lui stasera daremo i numeri, se così possiamo dire, perché con lui ci siamo così divertiti un attimo a dare un'occhiata a quella che è la situazione playoff, anche perché non tutti a Foggia sanno ancora come funziona la lotteria degli spareggi promozione, quindi andremo anche a capire quello che sarà il regolamento, i possibili accoppiamenti, e abbiamo giocato anche a vedere come sarà poi la finale. Ritrovo Mattia De Martino, buonasera, e grazie per la clip iniziale che insomma ha illustrato quello che è il momento rossonero, una stagione complicatissima che ci siamo complicati proprio dal dischetto del rigore. E con piacere trovo l'editore di Mitico Channel, Biagio Porricelli, che questa sera sostituisce Francesco Beccia, che non è presente in studio. Con lui, grazie Biagio. Buonasera. Con lui andremo insieme alla redazione di Mitico Channel a vedere i tifosi da casa come la pensano e cosa avranno da dirci. Come vedete, quindi, un parterre eccellente di ospiti e con loro parleremo del momento Foggia. A questo punto, Michele Pietrocola, entriamo subito nel vivo della trasmissione. Parlavamo di questo treno che è stato perso proprio a Cosenza domenica pomeriggio, purtroppo calcio di rigore sbagliato da Iemmello è costato al Foggia 3 punti o quantomeno un punto che sarebbe stato importante ai fini della classifica. Bisognerà adesso recuperare domani pomeriggio con il Martina. Secondo te, che Foggia, a parte il Foggia visto a Cosenza, che cosa ci dobbiamo attendere da qui ai prossimi 180 minuti? No, io spero innanzitutto che domani non ci siano problemi. Martino ormai non ha nulla da chiedere, non può retrocedere direttamente, non può nemmeno salvarsi direttamente senza partecipare ai play-out, quindi ormai è una squadra destinata agli squadra salvezza. Anche nelle ultime partite non ha fatto grandi prestazioni, insomma penso che stia aspettando semplicemente di partecipare ai play-out, quindi dovremmo, anche se abbiamo una miriade di infortunati, sì, ne parleremo poi dopo, perché anche non, i convocati di oggi hanno infatti detto un po' di cose. Non dovremmo avere problemi, anche perché se abbiamo poi problemi col Martina non ne parliamo più, insomma, Con te poi parleremo più là anche della tua formazione, della tua società che è arrivata in Serie B, tutta un'altra disciplina, ci divertiamo però comunque insomma
e anche questo porta Foggia alla ribalta, certo, nazionale. Poi parleremo con te anche di questa manifestazione, di questi due giorni, domani che e dopodomani, sabato, sì, e domenica vedrà Foggia interessata proprio al calcio da tavolo. Piero, Cosenza Foggia, tu eri a Cosenza con me e sì, abbiamo visto dal vivo questa prestazione, questo Foggia dai due volti, un primo tempo dove forse avremmo meritato sicuramente qualche cosina in più, l'occasione più ghiotta capitata sui piedi di Capitano Agnelli è mancata in maniera clamorosa, poi questo Foggia che nella ripresa si è sciolto improvvisamente cedendo il fianco ad un Cosenza che poi non è stato neanche tanto trascendentale. Ma in sede di presentazione, se ricordi Tiziano, sì, avevo auspicato un Foggia molto aggressivo e in campo con un gioco che tenesse i ritmi molto alti. Purtroppo dalle prime avvisaglie, dai primi minuti della partita, questo non è avvenuto. Abbiamo visto il Foggia palleggiare elegantemente a centrocampo, mantenere il possesso del pallino del gioco, però non ha, pochissime volte è riuscito ad affondare e a creare problemi alla difesa del Cosenza. Questo ha determinato che ci siano state poche azioni da rete. Purtroppo in una delle ripartenze del secondo tempo abbiamo subito quel rigore che tra l'altro era molto anche inesistente, molto inesistente. Noi dall'alto della gradinata non ci eravamo accorti che il giocatore, l'attaccante Arrighini, avesse tirato la maglia a Coletti. È lui che ha strattonato Coletti. Però dall'alto, poiché i due giocatori correvano appaiati, non ce ne avevamo accorti. Però quel rigore chiaramente ha stravolto un po' la gara. Possiamo dire un altro episodio, l'ennesimo episodio a sfavore del Foggia. Però il Foggia ha avuto la forza di reagire. Con l'entrata di Foriano la squadra ha mostrato maggiore profondità, si sono create più occasioni, forse più occasioni negli ultimi 10-15 minuti che non nell'arco dell'intero incontro. Quindi insomma qualcosa andava rivista qualcosa nella formazione. Probabilmente sì, perché Mazza e lo stesso Sarno non hanno giocato a ridosso e comunque non si sono alternati ai due esterni di centrocampo, cioè di Chiara e Angelo, e quindi le possibilità di giocate, di affondare erano lasciate solo ai cross di quest'ultimo, lasciando praticamente i difensori del Cosenza, facilitando il gioco dei difensori del Cosenza che di testa o di piede anticipavano i nostri attaccanti. Quindi Mazza e Sarno, giocando a ridosso delle punte, comunque dell'unica punta che poi era Iemmello, e poi non dialogando con quest'ultimo, ma rimanendo soltanto a ridosso e non cercando la profondità oppure il dai e vai o inserendosi anche loro nell'aria, hanno creato poca profondità, hanno schiacciato il Foggia nella fase di attacco, nella difesa del Cosenza, che ha avuto buon gioco dei pochi attacchi che siamo riusciti a realizzare. C'era anche un clima insomma poco favorevole al Foggia, perché poi tra l'altro bisogna anche dire che Iemmello è stato beccato dall'inizio della gara, ricordiamo Iemmello di Catanzaro, originario di Catanzaro, quindi a Cosenza non era proprio ben visto. E Mattia, secondo me anche la scelta di mandare Bomber Iemmello sul dischetto è anche una decisione un po' discutibile, proprio perché il calciatore aveva vissuto una gara nervosa, soprattutto proprio perché il pubblico lo beccava ogni qualvolta prendeva palla. Secondo te la decisione di farlo battere questo rigore proprio a Iemmello è stata una decisione esatta, o forse andava scelto qualche altro calciatore? In effetti io non l'avrei fatto battere a Iemmello, perché si vedeva, era palesemente nervoso, ma dall'inizio, quando i compagni non lo servivano a suo piacimento, certo, cominciava. Anche se è vero, scusami, anche se è vero che poi Iemmello è stato proprio lui che ha dato l'assist ad Agnelli su quella palla mancata. Ma infatti per me un rigore si può segnare e si può sbagliare, perché il portiere ha il tempo di farti cadere in trappola. Certo. Però insomma l'occasione che ha fallito Agnelli, effettivamente lì il portiere era spacciato e quella era. Era più facile da segnare che da sbagliare. Era più facile da segnare. Poi peraltro il Cosenza è una squadra che in casa concede pochissimo, certo, addirittura a un certo punto si trovavano in 6 in difesa, 4 centrali, una cosa neanche interregionale. Quindi tu stai dicendo magari andare in vantaggio in quel momento. In quei campi bisogna sfruttare le poche occasioni che la squadra avversaria ti concede. Anche perché tra l'altro se noi immaginiamo un Foggia in vantaggio dopo il primo tempo, nella ripresa il Cosenza si sarebbe dovuto scoprire, sì, perché poi era l'ultima spiaggia per il Cosenza per cercare di inserirsi nella lotta. Il Foggia avrebbe voluto approfittare proprio
questo avrebbe voluto azionare contropiedi, insomma, perché poi il Cosenza comunque doveva fare punti, certo. Punti li ha fatti lo stesso, però senza meritare poi in fondo, sì. Anche perché Micale alla fine, se vogliamo, è rimasto inoperoso per lunghi tratti della, senza voto, della gara, certo, non è stato mai impegnato. Biagio, con te invece volevo trattare un altro aspetto. A fine partita mister De Zerbi ha giustificato la sconfitta con un po' di stanchezza da parte dei calciatori, stanchezza anche mentale, fisica, soprattutto per il Tour de Force dovuto anche alla finale di Coppa Italia, che aveva portato comunque i calciatori a un dispendio di energie notevole. Io invece la penso diversamente, e magari lo chiedo anche a te. In un momento così importante della stagione, dove magari ti giochi le ultime possibilità di aggancio alla vetta della classifica, si gioca contemporaneamente con le altre gare, non sai il risultato delle altre partite, tu te la vai a giocare fino in fondo, vedere poi una squadra nel secondo tempo scarica, così come è sembrata quella del Foggia, lascia un po' preoccupati. Ah, guarda, un effetto, un impatto l'ha avuto il fatto di aver giocato quelle partite cariche anche emotivamente, la finale, le due finali, certo. Col Cittadella, il risultato ottenuto, le partite in precedenza in campionato che erano, almeno le ultime stavano andando bene, secondo me comunque un impatto ci deve essere stato sulla squadra, cioè comunque hanno giocato in maniera più intensa in questi giorni rispetto ad altri momenti del campionato. Io non credo ci sia stato una situazione. Mi aspettavo sostanzialmente quel tipo di prestazione a Cosenza. Cosenza non ha fatto altro. Quantomeno un pareggio, insomma, dai. Sì, ma l'unico modo che ha il Foggia di giocare è quello. Difficile, tranne il secondo tempo di Melfi, l'unico modo di evitare problemi per il Foggia è di essere costantemente nell'altra metà campo. Cosenza non si è visto proprio, nel senso che ha fatto ben poco. Callo, si diceva prima, sì, non è che ha dovuto fare interventi. Quindi secondo me non è che il Foggia poteva giocare in maniera molto diversa, perché se il Cosenza ha messo il pullman davanti all'area di rigore c'era poco da fare. Si è cercato, le occasioni ci sono anche state, si è cercato di scardinare quella difesa con quelle che erano le forze che aveva il Foggia, diciamo anche da un punto di vista fisico, comunque un po' provato lo è. Credo che l'aggancio essere rimasti attaccati o meno alla possibilità del primo posto non è dipeso da Cosenza, è dipeso da altri momenti del campionato. Forse il campionato lo ha perso, cioè, a Cosenza, quei famosi 40 giorni in cui è successo di tutto, di più. Ma se ci ricordiamo, noi abbiamo perso altre partite in cui oggettivamente non siamo mai scesi in campo. Non siamo scesi in campo, gli avversari hanno avuto magari più di un'occasione, potevano segnare più volte. Col Cosenza questo non si è visto. Io credo che tutto sommato è stato anche meglio, perché probabilmente non saremmo comunque riusciti ad agganciare il Benevento. E il nostro obiettivo ora è quello di arrivare al secondo posto per giocare al meglio i playoff. Poi vedremo dopo perché è importante, certo, arrivare ai secondi in classifica. Cioè, è importante che Cosenza non segni da un punto di vista emotivo, certo, oltre quello che è stato. È stato l'abbandono della corsa sul Benevento, che comunque, secondo me, a detta di più, era una corsa difficile da vincere. E il secondo posto rimane invece a nostra portata. A questo punto diventa l'obiettivo principale della stagione. Abbiamo 180 minuti, certo, possiamo sicuramente fare recuperare il punto su Lecce. Ma io volevo ricordare che questa trasmissione va in diretta streaming su www.miticochannel.com e su telefoggia.tv, quindi anche per i tifosi rossoneri che ci seguono da fuori provincia, che salutiamo naturalmente per chi ci sta seguendo. Biagio, appena avrai qualche intervento da casa ci farai magari un cenno e tratteremo anche qualche domanda dei tifosi. A questo punto direi alla regia, prima di inoltrarci, di addentrarci in quello che è il discorso playoff e anche Foggia Martina, andiamo a vedere l'analisi di Francesco Beccia nella sua rubrica Il Fantasatanello, come ha giudicato la prestazione dei rossoneri in quel di Cosenza.
Tutti d'accordo con Vacca, migliore in campo. Vacca sta davvero giocando bene in questo scorcio di campionato. Come diceva Francesco Beccia, il valore aggiunto di questa formazione in questo momento anche a Cosenza è stato uno dei migliori. La palma del peggiore a Vincenzino Sarno, almeno a detta e con il pensiero di Francesco Beccia, è stato uno dei peggiori in campo. Mattia, io non ti vedevo tanto d'accordo su questa scelta. No, a me dispiace per Agnelli, perché veramente è l'anima di questo Foggia da un bel po' di anni, però è stato lui il peggiore in campo, perché sbagliare quell'errore non è decisione, è qualcosa in più. Certo. Sarno è andato in difficoltà perché chiaramente con una difesa così difficile da affrontare è normale che un attaccante piccolino che punta a saltare l'uomo salta il primo e si ritrova il secondo di fronte, diventa difficile impostare il gioco. Io ho letto molte critiche su Mazza e Mazza secondo me è partito in sordina, poi nel secondo tempo è stato sostituito nel momento in cui stava facendo bene, secondo me, che aveva trovato spazio e Cosenza si era leggermente allungato e forse lì poteva dare qualcosa in più. Sì, sono d'accordo con... Sì. Secondo me il discorso di Sarno e di Mazza era per la posizione che avevano in campo, una strana posizione che galleggiava tra il centrocampo e l'attacco e dietro l'unica punta. Non è quello il ruolo che loro svolgono, diciamo, regolarmente nelle partite. Loro sono più propensi ad andare sulla fascia e poi sovrapporsi all'esterno, cosa che non è successo nel primo tempo, quindi loro molte volte non sapevano neanche cosa fare con il pallone, se lo passavano, senza in effetti essere decisivi e senza aver mai tentato l'imbucata per Yen Mello, anche per la bravura, bisogna anche dirlo, della difesa del Cosenza che non lo permetteva. Quindi quando Sarno e Mazza hanno ripreso la loro posizione, cioè più esterni, hanno giocato meglio. Quindi tante volte il rendimento di un calciatore è anche legato dal tipo di gioco che gli viene affidato. A microfoni spenti Michele Pietragola faceva un raffronto con la gara interna con l'Akragas, però mi dicevi anche, questo è naturalmente è un tuo giudizio, certo. È una nostra opinione. Forse anche i cambi di mister De Zerbi domenica a Cosenza non sono stati... Più o meno è lo stesso pensiero loro, perché io avrei sostituito nell'intervallo Gerbo con Agnelli e avrei tolto Sarno e non Sainz Mazza. Poi chiaramente è tutto opinabile. Certo, il raffronto invece che facevi con la gara con l'Akragas. No, vabbè, il problema è di Coletti, ma non è colpa di Coletti, ovviamente, perché Coletti sta giocando bene. Certo. Solo che purtroppo se lo lasciamo solo al centro della difesa è un po' più lento, se trova un centravanti un po' più veloce, il centravanti del Cosenza Arrighini l'ha raggiunto e superato, certo. E poi ha avuto anche quello, chiaramente non era rigore tra parecchie, certo. Però ha avuto la furbizia di prenderlo per la maglia. All'inizio nessuno, penso che nemmeno in televisione, ma infatti neanche noi dagli spalti e anche noi dalla tribuna noi pensavamo proprio ad un fallo però di poi dall'immagine di Coletti. Dal basso si è visto invece c'è Arrighini che mantiene Coletti per la maglia e poi Coletti che inciampa addirittura in corsa. Purtroppo la stessa cosa ci è andata bene con l'Akragas, certo. Perché subito dopo il rigore inventato anche quello dall'arbitro, certo. Coletti il fallo sull'ultimo l'ha fatto. Volevi dire questo? Volevo appunto dire che è andata bene sia con l'Agra che anche a Caserta. Certo. Qualcuno con Alfa Game. Sì, a Caserta dove è anche vero che nel primo tempo a Caserta con la difesa a tre è più facile andare nell'uno contro uno, diciamo, tra difensore centravanti e difensore lento. Se non c'è il centravanti veloce è vero. Perfetto. Biagio, tu hai visto la grafica? Le votazioni il giudizio di Francesco Beccia sulla prova del Foggia, ti trovi sei d'accordo con il suo giudizio o magari avresti cambiato qualcosa? Io ritengo che su Sarno si sia spesso troppo critico. Sì. Perché Sarno gioia e dolori di questo Foggia. Sarno comunque ha oggettivamente un ruolo difficile. E su di lui hanno creato una gabbia, sono stati molto bravi, su di lui hanno creato una gabbia. Creare una gabbia vuol dire anche che Cosenza si è dovuto sguarnire in certi momenti. Forse quello è stato il momento in cui avremmo potuto approfittare meglio della situazione. Cioè, se c'è un giocatore che da solo ti impone all'avversario di avere il raddoppio o la tripla marcatura su di lui, devi saperne approfittare.
Secondo me quelli che sono i difetti di Sarna sono poi le sue caratteristiche. Certo. Cioè, è chiaro che lui cerca di saltare l'uomo e cerca di saltare l'uomo anche quando è in mezzo a volte si incaponisce anche troppo magari nella giocata personale. Sì, è vero, tuttavia fa parte di quello che probabilmente gli chiede anche il mister, perché sì, il mister è molto rigido, cioè sicuramente se gli consente di fare questo... Però non finiremo mai di dire che Sarno spesso e volentieri ha tolto le castagne dal fuoco, perché ci ha risolto parecchie gare anche con delle sue giocate. Abbiamo qualche intervento? No, dobbiamo salutare Piero che ci ha appena scritto e ci segue da Orebro, Norvegia. Ah, ecco, quindi insomma, vicino. Si è fermata in Coronata, c'è vino la Norvegia. No, lo salutiamo. Salutiamo e lui interviene dicendoci, lui non è tanto convinto del fatto che noi, adesso per esempio si parla della necessità che il Benevento vinca. Sì, insomma, ci ritroviamo per il Benevento. Ci ritroviamo, lui non è d'accordo perché dice dovremmo guardare a noi stessi e non possiamo affidarci ogni volta a ciò che fanno gli avversari. Bisogna conquistarci tutto da soli, lui dice menare sentenze sui leccisti, ma questo sicuramente lo facciamo e basta, e ci segue da Orebro, Norvegia. C'è anche Antonio che ci ha salutato prima da Torino. Perfetto, fa piacere che... E noi salutiamo e siamo contenti insomma che ci seguono anche da piuttosto dalla Norvegia, penso che sia la prima volta che ci insomma, seguono. Come vedi, Michele, ci seguono anche da fuori, insomma. Sì, da due passi. Allora, a questo punto, Piero, direi di cominciare a dare un po' di numeri, a rendere anche un po' interessante quello che è il nostro approfondimento qua in studio. Noi ci siamo cimentati oggi a dare un'occhiata, prima di tutto, a quello che è il regolamento di questi play-off. Naturalmente il regolamento che tu adesso velocemente in maniera molto sintetica illustrerai, e poi ci siamo soffermati a quella che è la situazione attuale nella classifica dei tre gironi, come se il campionato fosse praticamente finito oggi. Siamo andati a vedere quelli che potrebbero essere gli accoppiamenti in questo momento nella griglia playoff, ci siamo addirittura spinti un po' più avanti fantasticando anche sui risultati che potrebbero venire fuori da queste gare, e abbiamo ipotizzato anche una probabile finale che, ve lo dico subito, vede il Foggia protagonista, e non poteva essere diversamente, perché qui insomma tutti quanti teniamo per i colori rossoneri. Allora Piero, illustriamo un attimino velocemente quello che è il regolamento, perché non tutti sono a conoscenza di come funzionerà questa griglia spareggi promozione. Sì, da quando sono stati fatti i tre gironi, sono stati costituiti i tre gironi, chiaramente è cambiato un po' anche la formula per quanto riguarda le promozioni. Acquisiscono il titolo sportivo a partecipare al campionato di Serie B le prime di ogni girone, e su questo non ci piove. E abbiamo già Cittadella e Spal che sono già in Serie B. E praticamente anche Benevento, ormai per scontato. E mezzo che nella Serie cadetta. Il discorso poi diventa un po' più complesso per quanto riguarda la classifica avulsa che viene stilata prima dei playoff. A questi playoff, come sappiamo, partecipano 8 squadre e una sola acquisirà il diritto a partecipare. Scusa se ti interrompo, nel frattempo tu parli, quando arriveremo poi alle grafiche, la regia ha già pronte delle slide che manderemo proprio per far vedere da casa come in questo momento funzionerebbe il regolamento playoff. Vai Piero. Sì, adesso così anche capiamo perché abbiamo tanto insistito, perché insistiamo perché il Foggia acquisisca una posizione di classifica migliore, il quanto più possibile migliore, perché sì, hanno dei vantaggi che magari non sono eccezionali, però hanno la loro importanza, la loro influenza sul risultato, su quello che sarà lo svolgimento delle varie partite. Allora diciamo che il campionato è finito adesso. Allora, supponiamo che il campionato è finito adesso, la cosa che possiamo già vedere la classifica avulsa, bisogna tener conto innanzitutto della posizione. Quindi le prime tre squadre dei vari gironi che sono arrivate seconde sono quelle che acquisiscono i primi posti anche nella classifica avulsa. Come vengono poi classificate? Prima di tutto in base al punteggio, e quindi vediamo che il Lecce è prima perché rispetto al Pordenone e al Pisa ha un punto in più. E a parità di punteggio la differenza reti, cioè il delta tra le reti segnate e quelle subite. Sì. Ecco, vediamo che il Pordenone rispetto al Pisa ha 19 come differenza reti, mentre il Pisa solo 16. Ecco quindi che le prime tre, già i primi tre posti sono stati occupati.
Quindi lo stesso discorso viene poi fatto per le terze. Naturalmente noi il Foggia lo portiamo come terzo perché teniamo perché conto del campionato. È terza in classifica, sì. Quindi tra le tre terze dei tre gironi il Foggia è quella che sta meglio perché ha un punteggio superiore rispetto a Maceratese e Bassano e poi anche per fortuna ha anche un delta per noi foggiani, ha un delta il più alto fra tutte le squadre che parteciperanno ai playoff. Questo è un grosso vantaggio perché se il Foggia riuscirà ad arrivare seconda, riuscirà ad arrivare anche sarà anche la prima tra le seconde, certo. E questo non è trascurabile. Ricordiamo Casertana e Alessandria che sono al momento le altre due formazioni. Le altre due del quarte sono Casertana e Alessandria che hanno un grosso vantaggio rispetto all'Ancona che non potrà più raggiungere. Quindi indipendentemente da quello che sarà il piazzamento, che anche che nelle prossime giornate potrebbe subire una variazione per quanto riguarda le posizioni, le squadre che parteciperanno ai playoff saranno sicuramente quelle che abbiamo indicato nella tabella. Allora andiamo a vedere gli accoppiamenti dei quarti di finale che si giocheranno in gara unica, quindi questa è gara unica il 15 di maggio 2016, ci sarà la prima gara eliminazione diretta. Quindi al momento, Piero, se il campionato fosse finito adesso avremmo queste gare. Avremmo questi accoppiamenti, Lecce-Alessandria, e per il Lecce non sarebbe un cliente facile. Il Lecce gioca in casa perché è meglio classificato dell'Alessandria. Il Pordenone Casertana, Pisa Bassano e Foggia Maceratese. Anche per il Foggia non andrebbe male. Non andrebbe male. Se secondo il mio parere le squadre del girone B sono quelle più abbordabili. No, noi abbiamo ipotizzato il 22 di maggio, quando si giocherà l'andata delle semifinali, abbiamo ipotizzato Foggia e Lecce. Foggia e Lecce, perché io nel considerare, diciamo, la vincitrice degli accoppiamenti dei quarti di finale, ho considerato anche soltanto la posizione, quindi ho considerato un criterio obiettivo che è quello del piazzamento. Quindi Foggia-Lecce, nel caso del Foggia-Lecce non ho considerato questo criterio perché poi faccio vincere il Foggia, certo. Vabbè, però se avessi seguito il criterio avrei dovuto dire che il Lecce avrebbe superato il Foggia. Come prima partita è Foggia-Lecce perché il regolamento prevede che la squadra meglio posizionata nella classifica gioca la prima fuori. Gioca la prima fuori e la seconda dentro. È il caso di sottolineare che non vanno più prese in considerazione il piazzamento per quanto riguarda poi la partita in se stessa, nel senso che se la partita finisce in parità, specifichiamo bisogna, questo, sì. Perché rispetto ai playoff, anche quelli che fece il Foggia, bastava fare 0-0, ma era meglio classificata. Adesso questo criterio non vale più e quindi il Foggia per poter superare il Lecce lo deve battere nei 90 minuti regolamentari o comunque nei 30 minuti dei supplementari 15-15, un po' come è successo in Coppa Italia oppure ai rigori, nella speranza che questa volta ci vada bene. Noi abbiamo esagerato e abbiamo ipotizzato il 5 giugno e il 12 giugno le due finali di andata e ritorno, un Foggia-Pordenone. Siamo andati per effetto del terzo posto vediamo che il Foggia sarebbe costretto a giocare la prima partita sia con il Lecce, sia eventualmente con il Pordenone in casa, quindi avrebbe lo svantaggio di giocare poi l'incontro di ritorno fuori casa. Ecco perché è importante domani sperare in una vittoria contro il Martina, che ci può stare, ma sperare anche che il Lecce non vada oltre un pareggio o addirittura che perda a Benevento. Riconquistare la seconda posizione a 90 minuti dal termine del campionato potrebbe significare anche mantenerla fino alla fine e, come diceva Piero, arrivare agli spareggi da secondi in classifica porta poi tutti quei vantaggi, perché giocare poi la seconda partita in casa significa avere poi il vantaggio del pubblico amico e poter, magari in caso bisogna recuperare un risultato, insomma avere lo stadio pieno, soprattutto perché lo Zaccheria sarà sicuramente pieno e faciliterà il compito ai ragazzi di Mister De Zerbi. Questa, insomma, per sommi capi la proiezione per quanto riguarda i playoff. Abbiamo spiegato il regolamento, quindi sappiamo cosa aspetta i rossoneri, dobbiamo soltanto attendere questi ultimi 180 minuti per sapere poi il Foggia come sarà piazzato. Detto questo, proiettiamoci allora su Foggia Martina, questa gara di domani pomeriggio allo Zaccheria alle ore 17:30, penultima giornata della stagione regolare. Come diceva Michele Pietro Gola, affrontiamo un avversario che ormai ha da dire poco,
a questo campionato, se non già proiettato agli spareggi salvezza per rimanere in Lega Pro. Andiamo a vedere il servizio di presentazione di questa gara, che ci racconta anche un po' quella che è la situazione in classifica al momento. Dopodiché torniamo in studio e approfondiremo un po' la presentazione di questa gara con la probabile formazione anche dei rossoneri. La cocente sconfitta del San Vito di Cosenza ha annullato definitivamente le residue speranze di aggancio alla vetta della classifica del campionato di Lega Pro Girone C. Il Benevento infatti, approfittando del passo falso dei rossoneri domenica pomeriggio ed espugnando Martina, prossimo avversario dei rossoneri, ha allungato in classifica e a 180 minuti dal termine della stagione regolare, sabato pomeriggio potrebbe festeggiare la promozione diretta in Serie B. Basterà infatti un pareggio con il Lecce ai Sanniti per chiudere i conti di un campionato vissuto da protagonisti. I rossoneri di Mister De Zerbi, dal loro canto, cercheranno di recuperare la seconda posizione per giocarsi i play-off promozione, con un piazzamento più importante. La giornata storta di Cosenza ha riportato i rossoneri con i piedi per terra dopo un periodo di 5 vittorie consecutive che avevano ridato l'entusiasmo in città e nel popolo rossonero. Una sconfitta che ha lasciato un po' tutti amareggiati per come è maturata, con i rossoblù di casa mai pericolosi, che hanno portato a casa 3 punti grazie ad un calcio di rigore molto contestato in casa Foggia. Penalty che invece il Foggia ha mancato con Iemmello e che avrebbe consentito ai Satanelli quantomeno di pareggiare il match. Sabato allo Zaccheria scenderà il Martina dell'ex rossonero Franceschini, ormai destinato ai play-out salvezza, e bisognerà assolutamente conquistare l'intera posta in palio in attesa di conoscere poi il risultato di Benevento, dove sarà impegnato il Lecce, che precede il Foggia in classifica di un solo punto. La speranza che a 90 minuti dal termine del campionato il Foggia possa riprendersi la seconda piazza in classifica, che diventa a questo punto il vero obiettivo stagionale degli uomini di Mister De Zerbi. Contro gli ionici il tecnico bresciano non potrà contare ancora sugli infortunati Narciso, per lui si spera in un recupero lampo in vista degli spareggi playoff, De Giosa, Lanzaro, Agostinone e Viola, tutti alle prese con problemi di natura muscolare. Dovrebbe farcela recuperare invece Angelo, uscito anzitempo malconcio dalla trasferta di Cosenza. Il problema alla caviglia sembra non preoccupare lo staff medico rossonero, che conta di metterlo a disposizione di Mister De Zerbi entro sabato pomeriggio. Per il resto tutti disponibili i rossoneri della Rosa, e crediamo che contro i biancazzurri si vada verso la conferma degli uomini e del modulo sceso in campo al San Vito, con l'unica eccezione del ballottaggio Chirico-Floriano per rilevare Sainz Mazza in attacco. Sabato non si potrà più sbagliare se si vorrà centrare l'obiettivo minimo del secondo posto, che a questo punto della stagione rappresenta il traguardo minimo dei rossoneri, partiti ad inizio stagione con ben altre ambizioni. Rispetto al servizio che abbiamo seguito, c'è la novità: oggi proprio è stata diramata la lista dei convocati, dei 19 convocati per la gara contro il Martina. Angelo e Riverola non fanno parte della lista dei convocati, quindi Angelo, anche se il problema alla caviglia non era così importante, Mister De Zerbi avrà ritenuto sicuramente opportuno tenerlo a riposo e tenerlo magari pronto e non rischiarlo per le gare che contano. Mancheranno anche Narciso, per il quale è previsto un consulto e quindi si spera di recuperarlo per quanto riguarda i playoff. Rimangono ancora al palo De Giosa, Lanzaro, Agostinone e Viola, che a questo punto veramente lasciano un po' preoccupati, Mattia, i tifosi rossoneri, perché insomma non riuscire a recuperare da un infortunio da noi ai muscolari insomma è un problema, visto e considerata la loro assenza da un po' di settimane. Si spera di recuperare almeno qualcuno di loro anche per gli spareggi. Quindi dicevo, 19 i convocati per domani nella gara con il Martina, sicuramente a questo punto scelte obbligate per Mister De Zerbi, soprattutto nel reparto di centrocampo. Noi abbiamo ipotizzato e abbiamo così abbozzato questo probabile 11 per la gara di domani con il Martina, e lo andiamo così a vedere insieme agli ospiti e insieme a voi da casa. Abbiamo ipotizzato il 3-4-3, che è stato poi un po' il modulo scelto da Mister De Zerbi anche a Cosenza. Micale tra i pali, diceva Mattia a microfoni spenti prima, un Micale del quale non si parla più in maniera negativa, ma che sta dimostrando
di essere pronto anche per magari giocare gli eventuali spareggi. Michele tra i pali, Loiacono, Coletti e Gigliotti dovrebbero formare i tre di difesa. A centrocampo Gerbo dovrebbe essere utilizzato in luogo di Angelo, insieme ad Agnelli, Vacca e Di Chiara. In avanti a Sarno e Iemmello noi abbiamo ipotizzato il ritorno in prima squadra di Floriano, perché proprio a Cosenza l'ingresso di Floriano, e lo faceva notare Piero nell'approfondimento iniziale della puntata, proprio con Floriano il Foggia è diventato un po' più pericoloso lì davanti. È normale che comunque Floriano rimane in ballottaggio insieme a Chirico, Arcidiacono e anche allo stesso Sainz Mazza per il ruolo di esterno sinistro. Michele Pietrocola, questo dovrebbe essere l'11 di partenza, anche perché, come dicevamo, a centrocampo purtroppo le assenze di Riverola e Angelo non permetteranno poi altre scelte. Tutto sommato dovrebbe essere questo l'11. Il problema sarà sempre lo stesso: troveremo una squadra che si difenderà in 10, certo, se ci va bene, perché si potrebbero difendere anche in 15. Un Martina che comunque gioca con il suo 4-3-3, che insomma non sì, è un però speculare. Abbiamo visto anche quelli che giocano con il 3-4-3, certo, qui a Foggia, tutti sempre, perlomeno 8 persone hanno giocato sempre dietro la linea della palla. Piero, sì, dietro la linea della palla, per modo di dire, perché hanno giocato anche al limite della loro area. Certo. Piero, tu sei d'accordo su questo? Sì, sottoscriverei questa formazione senza dubbio. Questa dovrebbe sia essere la migliore, anche perché le alternative sono poche, quindi se non abbiamo qualche esterno in più, ma per il resto De Zerbi dovrà schierare per forza questo. Dovrà far di necessità virtù, come si dice. Mattia? Questa è la sua. Soltanto Chirico al posto di Floriano per me. Dal primo minuto. Sì. E l'alternativa potrebbe essere un 4-3-3 con poi Loiacono terzino destro, però poi lì a centrocampo ci sarebbe il problema di. Quindi sicuramente il mister opterà di nuovo per un 3-4-3, però ripeto, per me giocherà Chirico al posto di Floriano. Biagio. Ma può darsi che invece, se non ci sono motivi fisici, può darsi che Floriano entri dall'inizio. Proviamo che, insomma, poi chiaramente se magari si ritiene, il mister ritiene che non lo vuole rischiare per tutta la partita per qualche motivo, è chiaro che lui Floriano che nelle ultime gare con Zaccheria è sempre andato a rete, abbiamo anche detto in alcune puntate che potrebbe essere anche l'arma in più di questo Foggia proprio nel sì, ultimamente su quella fascia riusciamo ad essere incisivi con lui, ma anche con Chirico, quindi non è che. Quindi insomma tutti d'accordo che l'11 di mister De Zerbi che domani affronterà il Martina dovrebbe essere questo. Tu volevi ricordare qualcosa? Sì, ci sono. A parte i saluti scendono dalla Norvegia, scendiamo in Germania, c'è Manuel, ci allontaniamo di poco, insomma. E poi c'è Alessandro Tosques che. Ah, a proposito, sì, fammi salutare sia Alessandro Tosques, che purtroppo è a casa malconcio per una gara di calcetto, e io dico sempre che quando si hanno speriamo possa fare i playoff, non bisognerebbe proprio andare in campo. Comunque saluto Alessandro Tosco e Santonello Abbattista e Francesco Beccia, che questa sera non sono con noi in studio. Poi volevi ricordare anche che la trasmissione sta andando contemporaneamente, la stiamo mandando contemporaneamente anche sul live su YouTube. Quindi, insomma, che usiamo tutti e due gli streaming, anche perché magari soprattutto sui cellulari probabilmente YouTube ha una maggiore facilità di visione. Quindi possono seguirci in tante, sì, in tante maniere. Provarci in tutti i modi. Allora, detto questo, Piero, volevi approfondire qualcos'altro sulla situazione Foggia, questi infortuni? Parliamo un po' degli infortuni, sì, e poi devo salutare anche Luciano Gallucci, che questa sera non è con noi. Un saluto particolare a Luciano Gallucci, che ci ha mandato a dire, lo chiede a voi dallo studio: non sarebbe il caso magari di cominciare a pensare anche da questo momento ad eventuali alternative come rigoristi, in proiezione spareggi playoff, perché molte gare si potrebbero anche decidere dal dischetto? Sì. Lui parlava di un Vacca e Gigliotti magari come valide alternative. Ne abbiamo parlato anche Parliamo prima parlare, degli infortuni. Sì, degli infortuni. Gli infortuni sono abbastanza variegati. Abbiamo molti giocatori infortunati per traumi subiti durante il gioco, e lì purtroppo non si può far nulla, dipende dal caso. Alcuni infortuni ce li portiamo avanti perché abbiamo preso dei giocatori che già pativano questi infortuni prima di venire a Foggia, però ci sono anche molti infortuni che dipendono da problemi muscolari.
tipo Viola, per esempio, Viola che è già arrivato a Foggia con qualche problema fisico ad inizio stagione, due interventi, questo è il secondo, si parlava di un eventuale recupero addirittura a marzo, ma il calciatore continua a rimanere fuori. Purtroppo lì è un discorso molto delicato, perché il ginocchio sappiamo è uno degli arti più delicati, più complessi che noi abbiamo nel nostro organismo, quindi lì è difficile poter fare una previsione quando potrà guarire. Noi facciamo tanti auguri al ragazzo e speriamo che possa riprendersi al più presto, però quello su cui volevo porre l'attenzione è i tanti problemi muscolari che stanno avendo questi calciatori. De Giosa è un girone che non lo vediamo, dopo Lanzaro è arrivato Lanzaro a Foggia. Lo stesso, adesso Riverone non so se ha anche un problema muscolare. Poi tra l'altro in difesa il Foggia ha gli uomini contati. Lo stesso Agostinone non sappiamo che tipo di infortunio ha patito. Però è strano che ci siano tanti calciatori che se rimangono fuori senza aver subito dei traumi durante la partita. Anche perché parliamo di diverse settimane, sono diverse settimane. E quindi, non lo so, qualcosa andrebbe rivisto, secondo me. Però è chiaro che non conoscendo le patologie... O magari andrebbero anche chiarite certi aspetti di questi infortuni, anche per far capire l'entità di questi infortuni. L'entità di cui non conosciamo neanche la natura. Però in effetti sono tante gli infortuni di carattere muscolare, quindi la società dovrebbe porre attenzione a questo problema. Probabilmente dipende dal campo di allenamento, probabilmente, non lo so, io francamente non lo so. Prima di andare in pubblicità, volevo con tutti e quattro parlare di questo aspetto che Luciano Gallucci da casa ci ha sollevato, il problema dei calci di rigore. Noi andiamo incontro a questi spareggi promozione, sappiamo che con le due gare di andata e ritorno potremmo anche ritrovarci a decidere un campionato proprio dal dischetto. Diciamo che non abbiamo lo specialista, ormai ce ne siamo resi conto, perché un po' uno, un po' l'altro, un po' per diversi motivi, non hanno quella freddezza, quella capacità di realizzare il rigore. Quindi penso che la cosa migliore, ci lo siamo detti anche prima, è quello di tirare forte. Cioè chi ha... Un po' come ha fatto Iemmello a Cittadella. Come ha fatto Iemmello, senza stare lì a pensare all'angolo, a pensare a batterlo di potenza come si faceva una volta, come faceva... Non so se ve lo ricordate, un certo Camozzi che magari li tirava anche centrale, certo. Ma il portiere non lo prendeva mai perché tira talmente forte che finiva sempre in porta. Se Pietro Cola fosse l'allenatore del Foggia, quale alternativa avrebbe a Iemmello? No, l'alternativa non lo so, perché sono loro che si allenano, però secondo me è diventato anche un fattore psicologico. Cioè adesso andare lì un po'. Sì, però sono d'accordo, se uno non li sa battere tira forte. È vero. Tu Piero? Io Camozzi non me lo ricordo, Antonioni sì però. Chi vedresti bene dal Gigliotti è lo stesso Coletti, anche Coletti ha un bel tiro da fermo. Quindi Luciano parlava di Vacca, noi Vacca non l'abbiamo ancora visto. Ha premesso che, come dicevano prima, è diventato un problema mentale per me, perché si va con la paura. I specialisti ci sono, c'è Sarno, voglio dire, è uno che segna da 40 metri. Anche Agnelli ha segnato dal dischetto. Agnelli, pur non essendo chissà il top tecnicamente, però a un certo punto ha preso in mano la situazione da capitano e ha fatto bene, anche se poi ha sbagliato anche lui col Benevento. Però voglio dire, non si può dire che manchino gli specialisti, perché Sarno, Iemmello, Sottoporta sono abbastanza bravi, quindi è diventato un problema mentale. Sì, ci sono anche altri calciatori come Gigliotti, Vacca, Coletti, ma secondo me anche Angelo potrebbe battere, secondo me, dal dischetto. Però ripeto, non è un problema di uomini, è un problema mentale, che adesso i rigori sbagliati sono, come ho sottolineato all'interno della VIP, sono 5, e tutti decisivi, e molti di questi rigori sbagliati hanno poi fruttato punti in meno in classifica. Piaggia, se tu sei d'accordo su quello che è stato detto finora, come la vedi questa situazione? Magari De Zerbi dovrà lavorare in queste settimane. Innanzitutto un dato inequivocabile è che se non lottiamo per il primo posto è perché nessuna squadra si può permettere di sbagliare 5 rigori su 9 in un intero campionato e lottare per il primo posto non è pensabile, dovremmo avere una capacità di fare gol in un altro modo che non viene concessa a nessuno. Quindi questo è uno dei primi problemi e non è un problema legato a una singola partita, non credo sia solo un problema psicologico, magari su questo non si è focalizzato l'attenzione, perché il problema psicologico è tipico del singolo periodo e noi invece abbiamo avuto una notevole continuità in questo, cioè li sbagliamo durante tutto l'arco del campionato, dall'inizio all'ultimo continuiamo a sbagliare. E questo aspetto
unito al fatto che abbiamo delle grosse difficoltà quando andiamo sotto rete sui cross alti, credo che non siamo riusciti a metterla dentro mai. Mentre... Al limite la mettiamo, c'è qualcuno che l'ha messa di petto, sì, ma di testa è però stato è anche molto vero complicato. Che nelle azioni di Angelo sulla fascia, con il passaggio raso terra, siamo andati quasi sempre a rete. Sì, però voglio dire, se, visto che ci sono delle. Siamo una squadra che non lotta per il centro classifica per salvarsi, una squadra che lotta per il vertice, ha questi due punti deboli che si sono dimostrati decisivi, perché poi alla fine siamo lì. Mettere dentro, avere il 10% dei rigori sbagliati ci può stare. E tu dici che insomma in queste settimane bisognerà sbagliare sui cross ci può stare ogni tanto, noi invece su questo siamo... Bisognerà lavorare su questo aspetto, ma è anche vero che chi, permessimi, sì, è anche vero che chi punta a vincere un campionato non può perdere 7 gare in un'intera stagione. Ma noi perdiamo le 7 gare perché sbagliamo i rigori. Certo. Ma c'è una, e poi noi abbiamo ai rigori abbiamo conquistato una finale, credo, perché quella era la semifinale, quella con l'Agrigento. E lì non c'era c'erano i sostituti, l'ultimo rigore l'ha tirato il ragazzino Laviola. Quindi voglio dire, poi alla fine ecco perché dico che è un discorso psicologico, sì. Ma sì, probabilmente su l'impatto ci può essere per qualcuno. Ne hanno sbagliati, prima non dicevo, è lo stesso giocatore che sbaglia, ne hanno sbagliati. Sì, però vi faccio notare che i rigori segnati sono stati segnati male, cioè sono stati tirati male anche alcuni anche di quelli. A Caserta, sì, ricordiamo che anche a Caserta il portiere dei Campani aveva intuito il tiro di si è buttato dal solito lato dove la tira sempre, non è che ci vuole molto di intuirlo. Mattia, volevi aggiungere qualcosa? Anch'io mi sarei buttato allo stesso lato, poi magari non la prendevo, lui è stato più bravo perché è più veloce, però se tiri sempre dallo stesso lato non credo sia un fatto psicologico, la tiri sempre di là. Se andiamo ad analizzare singolarmente i rigori, gli sbagliati ce ne sono due per me, perché col Benevento è stato bravo il portiere, con la Paganese credo Sarno ha preso il palo, sì. Con il Monopoli Sarno ha sbagliato il rigore, ma anche lì per me è stato bravo il portiere. I rigori sbagliati sono quelli di Iemmello, che li ha cacciati tutti sullo stesso angolo, e insomma non mi è sembrato molto concentrato quando si è presentato sul dischetto, anche a Cosenza, voglio dire. Ecco, certo, perché un bomber come lui che mette a segno 20 reti, ecco, in un campionato di Lega Pro, è un discorso dal dischetto. Per dire, in Coppa Italia l'ha calciato benissimo i rigori. Certo. Quindi vuol dire che non è che Iemmello ha dimenticato come si calcia un rigore, evidentemente c'è una pressione diversa in campionato che non consente di farci segnare. Dopo aver parlato ampiamente di quello che è il momento Foggia Calcio, direi di andare in pubblicità. Finisce qui la prima parte di Kick-Off. Nella seconda parte andremo a parlare dell'avversario di turno, il Martina, e poi con l'amico Michele Pietrogola parleremo anche di questa società rossonera, di questo ASD Foggia Calcio da tavolo, che è stata già promossa in Serie B 2 settimane or sono, e poi parleremo di questa manifestazione che vedrà Foggia protagonista sabato e domenica. Pubblicità, a tra poco. Seconda parte di Kick-Off qui dagli studi di Telefoggia, dicevo 33esima puntata di questo talk show del venerdì sera, seconda parte, dicevo, dove andremo a parlare e a presentare l'avversario di turno di domani pomeriggio allo Zaccheria, ossia il Martina, tra l'altro guidato da un ex rossonero, Daniele Franceschini, che ritroveremo domani come allenatore, un calciatore che ha giocato qui a Foggia ai tempi della Serie B, e quindi insomma sarà piacevole ritrovarlo e rincontrarlo. Dicevo, il Martina, questo avversario che viene a Foggia senza chiedere più nulla al campionato, una squadra già proiettata verso gli spareggi salvezza, ma sarà un avversario che comunque andrà affrontato nella concentrazione massima, soprattutto per ottenere poi i 3 punti. Antonello Abbattista ha preparato per noi la scheda grafica del Martina, andiamo a seguire cosa ha da dirci, e poi tante altre notizie anche qui in studio, un collegamento anche con un collega da Martina Franca. Allora andiamo a vedere la scheda di Antonello Abbattista e il Martina per noi di Kick-Off. Ultima recita allo Zaccheria per il Foggia di De Zerbi, almeno per quel che concerne la stagione regolare, prima di proiettarsi nei play-off per giocarsi la possibilità di agguantare la Serie B nella classica lotteria degli spareggi promozione.
I Satanelli affronteranno nel derby un avversario decisamente abbordabile come il Martina, allenato dall'ex Daniele Franceschini, terzo allenatore a sedere sulla panchina martinese dopo Incocciati e Cari. Stagione decisamente negativa per la compagine tarantina, nonostante un organico che, almeno sulla carta, era oltremodo all'altezza di disputare un campionato più che tranquillo. Eppure è andato tutto storto, visto che i biancazzurri occupano la penultima posizione in classifica con 21 punti in condominio con l'Ischia e sono stati penalizzati, peraltro, di 2 punti. 5 vittorie, 8 pareggi e ben 19 sconfitte subite per un totale di appena 28 reti realizzate, terz'ultimo attacco del girone, e ben 52 incassate che fanno della difesa martinese la terz'ultima del girone C di Lega Pro. Cannoniere della squadra è l'attaccante Baclay con 12 reti messe a segno. Seguono l'attaccante Schetter con 3 centri e gli attaccanti Cristea, ceduto a gennaio, e Diakité, arrivato dalla Casertana nel mercato di riparazione, con 2 gol ciascuno. Una rete a testa per i difensori Curzio, ex Foggia, e Migliaccio, i centrocampisti Cristofari e De Lucia, gli attaccanti Berardino, Ciotola e Taurino, tutti e 3 arrivati a gennaio rispettivamente dalla Paganese, dalla Casertana e dalla Ternana, e Franchini, ceduto nel mercato di riparazione al Fiorenzuola. Certamente movimentato il calciomercato invernale in casa martinese, che ha portato a un'autentica rivoluzione, anche se, in fin dei conti, non ha risollevato le sorti della squadra tarantina. Da segnalare, oltre a quelli già citati, gli arrivi degli ex rossoneri Dorsi dal Catanzaro e Dalterio dalla Casertana in difesa, Diandà dalla Ternana e Rajcic dalla Casertana a centrocampo. All'andata, vittoria esterna del Foggia per 2-0 grazie alle reti di Sarno e Iemmello. Arbitro dell'incontro sarà Stefano Giovani di Grosseto, calcio d'inizio sabato alle 17.30. Allora Piero, tu che sei un po' lo specialista, quando Antonello Battista non è in studio, sei un po' lo specialista, vai così a studiare l'avversario di turno. Che Martina è quello che verrà domani a Foggia? Tra l'altro mi sono sentito con il collega che tra un po' avremo in diretta telefonica, domani mister Franceschini preserverà qualche calciatore proprio in vista degli spareggi salvezza, però è un avversario che comunque non va sottovalutato. Sì, perché salta agli occhi a vedere la rossa della difesa del Martina, che non è niente male, cioè, ha due centrali sicuramente di valore come Marchetti e Sirigliano, due esterni come Curzio e specialmente Antonazzo, che ha fatto sempre buoni campionati a livello di C1, di C2. E c'ha anche una grossa esperienza, forse anche qualcosa in Serie B. Vedete questa difesa così colabrodo, ho visto anche molte partite del Martina e in effetti il Martina subisce tanti gol, basta se viene attaccato, in effetti la difesa non sembra imperforabile. Lo stesso portiere Viotti c'ha una buona esperienza nei campionati, però stranamente questa squadra è molto fragile in difesa. Probabilmente questo perché, vedendo anche le partite del Martina, il centrocampo non fa un buon filtro. Attualmente gioco un 4-3-3, però i centrocampisti del Martina, che non sono male, c'è quel Diandà che ha fatto anche la Serie B, Rajcic che ha giocato nel Bari, e c'è l'altra partita ha fatto giocare quel ragazzo Di Lauri che non è neanche niente male, sono giocatori più portati a costruire che a difendere, quindi è probabile che la difesa del Martina soffra un po' proprio perché non c'ha un buon filtro a centrocampo. Mi sembra un po' deboluccia anche in attacco, perché a parte Buckley non c'ha un attaccante con cui dialogare che possa aiutarlo. Buckley sappiamo è un bel giocatore, il francesino, ha fatto sempre la Serie C e in terza serie si è sempre distinto, tant'è che quest'anno ha fatto anche 12 gol, però dopo di lui non c'è nessuno, perché Schetter ormai gioca più da centrocampo, che non ha più la velocità di una volta, e poi ho visto che nell'ultima partita ha giocato Taurino, che è un ragazzo interessante del 95-96, che però spero non sia capace di mettere in difficoltà la difesa del Foggia. Insomma, è una squadra che gioca, ha un buon gioco, che però si dimostra particolarmente fragile in difesa e oltre a Baclay non ha molte soluzioni in attacco. Ok, quindi Piero è stato esauriente anche lui nel presentarci questa formazione che andremo ad affrontare domani pomeriggio. Noi tra un po' avremo in diretta, anzi forse lo abbiamo già in diretta, il collega della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Ancona. Ci sei, Giuseppe?
Pronto Giuseppe? Buonasera, buonasera. Ciao, ciao Giuseppe, buonasera, con te ci siamo sentiti anche nella gara di andata, quindi tu conosci molto bene le vicende di Casa Martina, lo segui proprio per la Rosea, quindi da te vogliamo prima di tutto sapere che situazione c'è nello spogliatoio, che squadra domani pomeriggio scenderà in campo allo Zaccheria. Ma tu sai l'importanza della gara, che riveste la gara domani pomeriggio, saranno fondamentali questi tre punti da raggiungere nella gara con il Martina? Beh, direi che saranno sicuramente punti più pesanti per il Foggia, un Foggia che insomma l'ha dimostrato nel campionato, non penso debba temere più di tanto questo Martina, un Martina che soltanto 15 giorni fa è stato capace di perdere anche con la Lupa Castelli, non che io voglia far calare la pressione, che da ogni partita può avere una propria parte, però questo Martina secondo me non è in grado di spaventare la corazzata Foggia. Quale Martina sarà? È vero che mister Franceschini magari preserverà qualche calciatore titolare proprio in previsione degli spareggi? Forse un avvicendamento ci potrebbe essere tra i pali, l'allenatore vorrebbe preservare Ghiotti proprio in prospettiva dell'impiego nell'appendice dei play-out verso i quali mentalmente oramai la formazione ambiente è oramai rivolta, non che voglio dire un derby non abbia dei motivi particolari per stimolare qualsiasi forma di campanilismo, tanti ingredienti che solitamente vengono stimolati da queste sfide particolari, però è una squadra che cerca a questo punto di limitare la possibilità di infortuni e quindi potrebbe esserci qualche insomma una forma di turnover, sicuramente potrà trovare spazio un giovane classe 99, pensate un po', si chiama Raffaele Persicchio, che è stato convocato, che potrebbe addirittura partire titolare, è un centrocampista che con la formazione allievi ha vinto il girone di competenza del Martina e ora si appresta a disputare le fasi nazionali. Giuseppe, il Martina quest'anno ha cambiato spesso guida tecnica, l'avvento di Franceschini almeno nelle prime gare aveva fatto sperare in risultati ben più positivi, poi si è tornati nuovamente nella mediocrità, che cosa è successo insomma? Ma sembrava che fosse venuto a capo delle problematiche della formazione, ma grande cruccio del Martina di quest'anno è stata la mancanza di regolarità nei risultati, cioè è una squadra capace di impennate, capace di fare di particolare il successo con il Lecce, con il Benevento stesso una settimana fa, quando a mio avviso non meritava neanche di perdere, ma ripeto, è stata la mancanza di regolarità che è quella che poi alla lunga permette insomma di occupare una posizione classifica che per il Martina a questo punto oramai lascia soltanto lo spiraglio dei play-out come possibilità per conservare la categoria. Giuseppe, oggi c'è stata la rifinitura da parte della squadra biancazzurra, novità di formazione, se c'è qualche magari infortunio dell'ultimo momento o se tutto fila liscio e magari domani allo Zaccheria sono previsti poi gli uomini che tra un po' andremo a vedere anche nella probabile formazione. Ma i lungoreggenti oramai sono sempre Ciotola e Galtero, due giocatori sui quali faceva affidamento il club biancazzurro. Ciotola forse non sarà neanche pronto per un problema al ginocchio, forse non sarà pronto neanche per il play-out,
D'Alterio non ci sarà domani, potrebbe trovare spazio al centro della difesa Migliaccio, ma per quella che è la formazione che ha provato, Franceschini dovrebbe puntare su un 4-3-3 con la difesa sulle fasce occupata da Antonazzo. Sì, Giuseppe magari direi alla regia di mandare la grafica della probabile formazione, che poi è quella che domani vedremo anche sulla Gazzetta dello Sport. Il 4-3-3 di Daniele Franceschini, io la vado a leggere e poi magari la commentiamo. Viotti tra i pali, anche se tu ci hai dato la notizia dell'ultima ora che forse verrà magari preservato per la gara di domani. Potrebbe dare spazio a Gabrieli tra i pali. Poi la difesa a 4 con Antonazzo e Basso, che sono gli esterni, e Dorsi, che è un ex rossonero, insieme a Marchetti centrali. Con il punto interrogativo Migliaccio, che ha recuperato e magari potrebbe far tirare il fiato a uno dei due, tra Dorsi e Marchetti. A centrocampo, sì, dicevi? A centrocampo abbiamo inserito Di Auri, Rajčić e Dianda. L'ex barese Rajčić dovrebbe affiancare Dianda e Di Auri. Sì, mentre in avanti il trio d'attacco Schetter, Baclé e Taurino. Sì, questo è perlomeno quello che ho lasciato intendere. Quindi questo dovrebbe essere, insomma, questo dovrebbe essere l'undici che domani sarà di scena allo Zaccheria. Sì, anche perché diciamo che alternative importanti a questi giocatori non ce ne sono in panchina, per cui diciamo tra virgolette sarebbero quasi scelte obbligate, ecco, per il tecnico. Ok Giuseppe, sei stato esauriente come sempre, io ti ringrazio particolarmente per la collaborazione che anche questa sera hai dato alla nostra trasmissione. Io ti auguro buon lavoro e naturalmente un in bocca al lupo anche per il Martina negli spareggi play-out. Grazie. Ok, ciao Giuseppe, buona serata e buon lavoro. Buon lavoro. Stiamo andando verso la conclusione della puntata, però stavamo dimenticando, Piero, che proprio oggi la Lega Pro ha deciso, a proposito degli spareggi playoff, ha deciso delle cose abbastanza importanti. C'è anche una novità importante. In via sperimentale, nello svolgimento delle finali, sia playoff che playout, c'è l'introduzione delle maglie, dei numeri personalizzati per quanto riguarda i calciatori. Quindi un po' come succede in Serie A e Serie B, anche in Lega Pro, proprio in occasione di questi spareggi, i calciatori scenderanno in campo con le maglie personalizzate, con il numero personalizzato. Quindi una novità in più che renderà sicuramente più accattivante anche questa manifestazione, questi spareggi. Tra l'altro, se la regia è pronta, Antonio Enrichiello, tra l'altro Mattia lo conosce molto bene, si è sfiziato a già preparare, così a immaginare quella che potrebbe essere la maglia di Bomber Iemmello proprio in occasione di questi spareggi. La maglia di Bomber Iemmello sia in maglia rossonera che nella maglia bianca da trasferta, tra un po' la vedremo, potrebbe essere insomma quella che, eccola qui, questa è la maglia rossonera con il nome di Iemmello, eccola qui già in sovrimpressione. Iemmello è il numero 9, questa è la maglia rossonera quando il Foggia giocherà in casa, e poi c'è anche quella bianca da trasferta che più o meno dovrebbe essere sicuramente questa. Quindi sarà sicuramente un bel colpo d'occhio, Michele Pietrogola, vedere i calciatori con la maglia personalizzata col nome dietro. Tra l'altro la Lega Pro ha dato anche delle direttive, dovranno essere posizionate a 7,5 centimetri dal colletto della maglia, non dovranno, e per i nomi un po' più lunghi ci sarà la possibilità di abbreviarli, per i nomi, per i calciatori che hanno lo stesso cognome magari mettere l'iniziale, e non saranno previsti neanche i soprannomi. Quindi insomma bisognerà vedere poi Angelo, caro Mattia, se sarà Almeida o sarà Angelo sulla maglia. Quindi quindi insomma Michele, sarà davvero una bella sorpresa, una bella novità, che poi sarà soltanto in via sperimentale, ma dalla prossima stagione anche in Lega Pro diventerà ufficiale il nome personalizzato ed il numero. Certo.
Piero, certo, noi l'anno prossimo saremo, ce lo dobbiamo avere per forza, saremo obbligati per forza, ad avere questo tipo di... Sappiamo le difficoltà, sappiamo le difficoltà in cui navigano le squadre di Lega Pro, quindi tutto quello che può portare delle entrate finanziarie a favore dei club chiaramente, certo, è benvenuto. Quindi insomma una novità che prendiamo davvero con piacere. Mattia, hai visto le grafiche delle maglie? Sì, le avevo già viste. Tu le avevi già viste? Ma lui infatti aveva previsto tutto, Antonio. Sì, Antonio aveva previsto tutto. Secondo me la Lega ha chiamato Antonio. Sì, perché da qualche settimana si sfiziava insomma, sì, con le grafiche. Biagio, come la vedi questa introduzione? Sicuramente la Lega si sta dando da fare per cercare di dare una mano, almeno da un punto di vista dell'immagine. Va apprezzato il lavoro di Gravina in questo senso? Sì, quando... sì, si stanno muovendo. Ma ci sono anche delle altre cose che magari faranno meno piacere, però sono comprensibili. Il fatto che Sportclub l'anno prossimo sarà a pagamento. Sarà a pagamento, sì. Cioè, tra l'altro ricordiamo che per... Non possiamo pretendere che... Già da qualche settimana per vedere le gare su Sportivo bisogna anche registrarsi. Bisogna registrarsi, questo è propedeutico al, certo, al pagamento dell'anno prossimo. Ma non si può pensare di poter avere un campionato professionistico a questo livello, dove comunque i calciatori costano, e non avere, non inventarsi anche qualcosa. O d'immagine o per... lo so, noi pagheremo comunque. Noi pagheremo comunque, per vedere il Foggia. Però ecco, è importante perché la Lega Pro comunque soffre molto più degli altri due campionati. Sì, magari costerà un po' meno, ma... Ma va reso comunque più interessante, anche con queste innovazioni. Non ci dimentichiamo che quest'anno abbiamo avuto delle squadre che hanno avuto delle presenze ridicole, molto basse. Un'altra novità importante è che il campionato di Lega Pro viene riportato a 60 squadre, quindi saranno 20 per ogni girone, e diventa anche più allettante il discorso playoff dalla Serie D, quindi anche dalla Serie D ci saranno delle promozioni in più. Quindi insomma, carne a cuocere. La Serie D è diventato praticamente impossibile salire Lega Pro ultimamente. Certo, infatti. Quindi diciamo che di novità ce ne sono, e questo campionato noi ci auguriamo, come abbiamo detto, di lasciarlo a breve, ma comunque diventa un campionato piuttosto interessante. Piero, è stata scongiurata però quella ipotesi che io sinceramente non comprendevo, quella di far giocare in Lega Pro le formazioni B delle, sì, squadre. Era davvero una scelta cervellotica quella, se fosse andata in porto. Non avrebbe senso, anche perché in Italia esiste il campanile, una partita di calcio senza campanile perderebbe molto del suo appeal, certo. Interesserebbe molto di meno queste partite di vedere dei giocatori che fanno parte di grandi squadre che però non hanno un seguito di tifosi, quindi verrebbe a mancare proprio il tifo sugli spalti. Quindi per noi italiani che siamo abituati al campanilismo, questo tipo di partite non hanno senso, quindi è giusto che vengano escluse questo tipo di ipotesi. Oh, prima di andare a vedere il prossimo turno di campionato e la classifica, magari vedere se Biagio ha qualche altro intervento da casa, Michele Pietrocola, parliamo di questa ASD Foggia Calcio Tavolo, promossa in Serie B due settimane fa, quindi un bel traguardo. Un bel risultato, che, noi ci divertiamo ovviamente. Insomma, perché, è un augurio per, certo, un'altra Serie B. Parliamo di questa vittoria di campionato, poi la regia è già pronta per farci vedere la locandina di quello che è poi l'avvenimento che domani e dopodomani terrà banco qui a Foggia. Parliamo prima un po' di questo risultato, di questa Serie B portata a Foggia. Senti, noi siamo passati tramite i playoff, siamo arrivati secondi nel nostro girone e abbiamo sparato. Insomma, li avete giocati prima. Quindi lo stesso cammino. Quindi. Avete giocati prima, insomma. Ti dirò di più, due anni fa che siamo saliti dalla Serie D alla Serie C, siamo saliti nello stesso modo per la riforma dei campionati come è salito il Foggia. Ah, quindi insomma uguale. Però qua lo dico e qua lo nego, ovviamente. Noi abbiamo vinto ai rigori contro Biella, che era una retrocessa dalla Serie B. È stato abbiamo avuto un po' di batticuore, comunque è stato più bello. Siete stati più bravi dal dischetto, sì. Il nostro atleta. Non arriverà il nostro modo, che era poi un ragazzo, io dico che sono ragazzi perché vogliamo ricordare la rosa dei ragazzi, allora, che hanno vinto il... ragazzi, insomma, parliamo di calciatori, dai. Noi abbiamo due stranieri che sono due greci, che si chiamano Dimopoulos Periklis e Marcos Capsabellis. Periklis è quello che ha segnato tutti e tre i rigori e li ha parati tutti e tre,
Magari lo facciamo conoscere a De Zerbi. Poi abbiamo dei ragazzi, gli amici di Foggia, che sono Giulio Curato, Gianfranco Savastio, Beppe Battaglia, che è anche il nostro direttore sportivo, perché da noi funziona come il calcio vero, il calcio mercato, botte quando giocano. Cioè. Quindi insomma c'è tutto, non vi fate mancare niente. E poi abbiamo due amici di fuori regione, che sono Mattia Stoto e Marcello Scarduelli. Altri amici del club, Mauro Sollazzo, io, ci divertiamo un po' più a un livello un po' più amatoriale, perché non abbiamo tempo. Certo. Però noi siamo partiti da zero nel 2009 e siamo arrivati in questo momento in Serie B. Quindi prossima stagione Serie B sarà sicuramente più impegnativo come campionato. È un po' più impegnativo, stiamo cercando qualche rinforzo, non eccessivo, forse uno. Anche sponsor, naturalmente. Senti, noi non abbiamo queste spese, però abbiamo tre sponsor in questo momento che ci aiutano con delle cifre chiaramente irrisorie, giusto perché siamo amici per amicizia, però ci aiutano a pagare le spese di trasferta degli amici greci, perché chiaramente sennò non verrebbero. Se c'è qualcuno che ci vuole sponsorizzare, noi siamo qua. Domanda, se io volessi imparare, che cosa devo fare? Allora, martedì e giovedì noi siamo dalle 19:30 fino alle 21, abbiamo la nostra sede al Palazzetto della Scherma, c'è sempre qualcuno che mette a disposizione il campo, le squadre, e chiunque può imparare. Quindi poi anche a casa da solo uno si può comprare il gioco e si può comprare il gioco allenarsi, diciamo. E si può allenare, sì. Io mi ricordo, se qualcuno si ricorda il subbuteo, perché quello è praticamente. Noi giocavamo sdraiati a terra e ogni tanto si rompevano i giocatori, sentivi il track che si rompevano i giocatori. Adesso è diventato più professionale, ci sono delle miniature particolari che non sono quelle che si comprano, diciamo, nei negozi, sono un po' più sofisticate, c'è gente che insomma anche un po' più folle, che se le misura, se le pesa, però è una passione, quindi è giusto anche questo. Mentre sabato e domenica cosa ci sarà di scena? Domani e dopodomani. Vediamo nel frattempo la locandina della manifestazione che si svolgerà a Foggia, eccola qui, settima Coppa. È la settima Coppa Puglia, quindi sono 7 anni che lo facciamo, domani e dopodomani. Domani c'è la prova squadre e domenica c'è la prova individuale. Funziona un po' come il tennis. Ricordiamo anche gli orari? Sì, gli orari sono dalle 10:30 sabato e dalle 9:30 domenica. Domenica ci ha confermato la sua presenza Gianni Pirazzini. Ah sì, che dovrebbe dare il calcio. Che verrà il dito d'inizio. Certo. Il dito d'inizio. Sono 7 anni che lo facciamo. Noi fino a febbraio il presidente nazionale era Beppe Battaglia, che è un nostro amico, un mio amico. Quante società parteciperanno? Senti, dovremmo avere 7 squadre domani e una quarantina di atleti la domenica. Vi aspettate una risposta da parte anche della città? Sì. Ingresso è libero, lo voglio, certo. Ancora qualcuno pensa di dover pagare. Di solito qualcuno viene a vedere. Anche perché insomma è divertente vedere chi sa giocare soprattutto. Sì, sì. Perché noi avremo sicuramente due ragazzi di Foggia che giocano per società di Serie A, che sono i favoriti del torneo, che sono Gerardo Patruno che gioca per Bologna e Massimiliano Schiavone che gioca per Ascoli. Loro sono di un livello. Che sono partiti da Foggia. Sono partiti da Foggia, sì, sì, sì. Quindi insomma anche due. Quando arriveremo noi in Serie A dovranno venire per forza. Dovranno arrivare per forza. Ok, quindi insomma abbiamo presentato questa manifestazione, abbiamo illustrato anche questo prestigioso successo da parte della SD Foggia Calcio Tavolo, che approda in Serie B, e naturalmente dalla prossima stagione seguiremo anche con particolare attenzione questa disciplina. Andiamo a vedere il prossimo turno, 33esima giornata del campionato di Lega Pro, che si giocherà domani pomeriggio con inizio alle ore 17:30, Melfi Acragas, Messina Casertana, Ischia Catanzaro, Fidelis Sandria Cosenza, Monopoli Juve Stabia, Benevento Lecce, che è il match clou della giornata, Foggia Martina Franca, Lupa Castelli Romani Matera e Paganese Catania. Questo è il quadro delle gare in programma domani pomeriggio, con questa classifica a 180 minuti dal termine. Il Benevento 66 punti, basterà un punto domani pomeriggio ai Sanniti per festeggiare l'approdo in Serie B. Tutta aperta invece il discorso per i playoff, con il Lecce a 60, Foggia e Casertana a 59, il Cosenza 56 con qualche speranza in meno, staccato ormai non può più niente da questo campionato, il Matera con 51,
Andria 44, Messina 43, Juve Stabia 42, Juve Stabia che affronterà il Foggia nell'ultima gara in casa, Paganese 41, poi Atragas 38. Si fa interessante invece la classifica per chi evita i play-out, con Catania, Monopoli e Catanzaro tutte e tre a 35 punti, più staccato il Melfi a 29, Ischia e Martina 21, Luba Castelli Romani 11, che è già retrocesso da qualche settimana. Quindi insomma andremo a vivere domani pomeriggio questi 90 minuti allo Zaccheria, con la speranza che poi da Benevento arrivino sicuramente buone notizie. Piero, l'importante sarà domani riprenderci questo secondo posto per continuare poi a Castellammare di Stabia a tenerlo ben saldo, perché come abbiamo visto durante la puntata tu ci hai illustrato molto bene che cosa significa arrivare secondi. Biagio, qualche altro intervento, qualche altra novità? No, qualche amico paventa per la partita di domani una partita tipo Agragas, cioè con una squadra molto chiusa. Veramente l'Agragas non si è limitato a difendersi, infatti. E la paura che si ha è questa, per domani che ci si trovi di fronte a una squadra che si metta, bisognerà sbloccare subito il risultato, o forse bisogna avere comunque pazienza, cioè non farsi prendere, certo. Perché è chiaro che cosa si vuole da Martina, che venga qui e cerchi di portare via 3 punti, no, e quindi cercheranno di chiudere tutti gli spazi, sapendo che l'ultima partita la andiamo a fare in un campo tradizionalmente non facile, dove però qualche risultato l'abbiamo anche portato, certo. Comunque domani diciamola tutta, l'orecchio sarà a Benevento per vedere insomma che cosa succederà lì sul campo. Dobbiamo anche farla la partita domani. Certo, noi dobbiamo comunque pensare a noi e fare questi 3 punti. Allora, abbiamo chiuso così la puntata numero 33 di Kickoff. Io vado a salutare e ringraziare particolarmente chi è stato con me questa sera. Michele Pietrocola, presidente della SD Foggia Calcio Tavolo. Grazie per aver scelto Kickoff, soprattutto per parlare di questo importante e prestigioso traguardo. Ringrazio Piero Colangelo, che come al solito ha dato il suo apporto fondamentale a questa trasmissione. Grazie a voi, un saluto particolare al gruppo Forza Foggia, non essendoci Luciano. Io mi sostituisco. Altrimenti non ti faccio. Saluto volentieri gli amici del gruppo. Mattia, tu devi ricordare anche un altro appuntamento. Sì, approfitto per salutare il mio amico Vincenzo e l'appuntamento di Borghettino Oro dopo Kickoff. Perfetto, saranno già tutti pronti ad aspettare. Biagio, noi dobbiamo salutare prima di tutto la redazione di Mitico Channel. Ma soprattutto saluto tutti gli amici, tutti i foggiani che ci seguono da fuori, insomma. Vuoi ricordare l'appuntamento di domani dopo la gara? Domani dopo la gara ci sarà la 53esima puntata di La Partita dei Mitici, quindi chi vuole seguire si può contattare telefonicamente, poi su www.miticochannel.com troverete tutti i riferimenti per contattarci telefonicamente oppure per intervenire in diretta con Skype. Perfetto, l'appuntamento è per la settimana prossima, saremo alla vigilia, come dicevamo, di Juve Stabia Foggia, che chiuderà la stagione regolare di questo campionato. La trasmissione andrà in replica nelle prossime ore, poi domani pomeriggio, nel primo pomeriggio, prima di andare allo Zaccheria e vedere di scena Agnelli e compagni. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio ancora gli ospiti, ringrazio la regia di Telefoggia, Nicola Castaldi, Francesco Paoletti e Antonio Di Canio, grazie anche a voi per l'apporto dato alla trasmissione. L'appuntamento, dicevo, la settimana prossima, Forza Foggia e tutti vicini ai Satanelli, perché bisogna tenere bene questa seconda posizione.